buonasera anche a tutti quelli che ci guarderanno su Facebook, su Zoom, su Radio R, quando Asterio, che con grande piacere abbiamo qua. Allora, intanto benvenuti a questo primo appuntamento post-Covid, possiamo dire, no? E avete visto all'entrata c'è l'albero di Natale che noi avevamo addobbato per Carnevale, ma ci siamo fermati a Carnevale e quindi da Carnevale cerchiamo di ripartire cercando di fare un sorriso. E lo facciamo con un appuntamento veramente, veramente molto importante per noi, per tanti motivi. Primo, perché c'è una serata di musica e poesia con delle cose scritte in modo meraviglioso che poi potrete ascoltare sui poemi di Ordine e Leopardi, quindi un connubio fratelli in lirica l'abbiamo chiamato, quindi vedrete e sentirete come sono diventati fratelli in lirica grazie al maestro Matteo Simonetti, pianista, compositore, professore di storia e filosofia, ma soprattutto carissimo amico nostro dell'associazione. E lo faremo grazie a due voci straordinarie, Davide Bartolucci, marchigiano anche lui, e Andrea Silvestelli, anche lui da più tempo sulla cresta dell'onda perché è più vecchio, diciamolo, e quindi grazie, non si dice, sei in diretta, a porca paletta. Quindi controverso vi dà il benvenuto, ma il bello della diretta è anche questo, siamo tra amici ed è quindi una prima esecuzione assoluta di questi otto leader. I primi che ascolteremo sono tratti da Eimat e gli altri sono l'infinito, quindi 5 più 3. I nostri due artisti si alterneranno, non mancheranno delle sorprese. Io ringrazio la contessa Olimpia Leopardi che ci ha mandato un messaggio ben augurante, perché questo concerto si sarebbe dovuto fare in altra sede, ma il Covid a maggio ce lo ha impedito, e forse non solo il Covid. Ringrazio il dottor Fabio Corbatta del Centro Studi Leopardiani, che anche lui ci ha mandato un bel messaggio, e l'assessore Moreno Pieroni e la Regione Marche che ci hanno dato il loro patrocinio. E do il benvenuto chiaramente a Pierluca Trucchia, che è il presidente dell'associazione Beniamino Gigli, che con noi organizza sempre tutti gli eventi. Siamo mano a mano, braccio a braccio, mascherina a mascherina, vis-à-vis. E quindi io mi permetto di chiamare subito al pianoforte il maestro Matteo Simonetti. Di sicurezza la tua introduzione sul come sono nate, come è venuta questa idea, da cosa sei stato ispirato, e dopodiché vi presento i nostri carissimi ospiti. Allora, buonasera, io dirò poche cose perché l'arte non va spiegata, quando l'arte va spiegata non è buona arte, quando l'arte ha bisogno di didascalie, come spesso accade per l'arte contemporanea, sia figurativa ma anche per la musica, evidentemente non arriva al cuore, non tocca le corde giuste. Quindi io penso che quando si inizia una serata come questa, il giudizio va dato soltanto ascoltando la musica e non spiegando la genesi di queste opere. Dirò soltanto pochissime cose, cioè che questi due poeti io li amo moltissimo. Leopardi sono solito riscoprirlo ogni 2-3 anni da quando ho 13-14 anni, e allora vado a riprendere i miei 3 anni tutti gli idilli, mi leggo i libri di Baldoni, eccetera, quindi è un amore datato, no? E per quello che riguarda Ordine invece è una scoperta un po' più recente, perché ho approfondito il pensiero e la poesia di questo personaggio in occasione della scrittura del mio ultimo libro. E quindi ho trovato delle affinità molto importanti sia dal punto di vista delle tematiche affrontate da tutti e due, e sia dal punto di vista della biografia. Sono due poeti abbastanza sfortunati dal punto di vista biografico, no? E anche addirittura nelle copertine che abbiamo scelto per le pubblicazioni di queste opere abbiamo messo la torre in cui Holden è stato rinchiuso per tantissimi anni perché era diventato pazzo. Poi in questi casi non è mai possibile distinguere il genio dalla follia, però obiettivamente c'era un disturbo neurologico abbastanza pronunciato, e poi anche la torre del passero solitario che richiama quella, però volendo richiamare invece la clausura di Giacomo all'interno delle stanze del Paternostello, eccetera, eccetera. Quindi ci sono molte affinità,
Quello che a me preme ricordare è che io penso che emergerà da questa esecuzione quella che è la mia idea di questi due poeti, ovvero spesso si presentano come poeti pessimisti, come poeti rassegnati, e invece secondo me non lo sono, nessuno dei due lo è, nel senso che se noi pensiamo a Leopardi e pensiamo che una persona spende così tante energie e tempo, e anche con questi problemi che lui aveva legati alla vista, eccetera, evidentemente investe ancora molto tanto nella vita. E quindi non è assolutamente pessimista o rassegnato chi fa questa scelta di vita. E infatti io penso che emergerà anche dalla musica questa forza, anche l'animo di Leopardi, che invece non è consegnata soltanto alla ginestra come a scuola spesso si insegna. E per quello che riguarda voi è la stessa cosa. Entrambi hanno un rapporto privilegiato con la natura, spesso contrastante, però secondo me la tematica che emerge più dalle altre è la sacralità. Entrambi cercano una sacralizzazione del mondo. Per quello che riguarda Hölderlin si arriva proprio a una visione religiosa. Lui diceva con Heidegger che soltanto un Dio ci potrà salvare. Quindi quando noi stiamo in queste situazioni anche critiche come quella di oggi, no? Situazioni anche di crisi sociale, secondo questi pensatori un Dio, non Dio, ma un Dio, perché secondo Heidegger, che legge Hölderlin, Dio non è morto, come pensava Nietzsche, ma è andato solo via. Se n'è andato via perché evidentemente è schifato, non ha più nulla da che fare in questo mondo ridotto così male per nostra colpa. E quindi noi dobbiamo invitarlo a ritornare. Come possiamo invitarlo a ritornare? Attraverso la sacralizzazione e la visione estetica del mondo, quindi una sottolineatura di ciò che nel mondo c'è di bello per ritrovare questa sacralità. Io direi che basta così, possiamo iniziare. Da dire quando ascolto Matteo parlare che se io avessi avuto un professore di storia e filosofia così al liceo e anche un insegnante di pianoforte così, forse non avrei smesso di studiare e l'una nell'altra cosa, però vabbè, ce la possiamo fare lo stesso. Allora, io adesso invito, io non sono istruita su chi comincia. Allora, comincia Andrea Silvestrelli, poi faremo sempre alternandoci, faremo tutte le prime cinque di ordine, poi le tre senza fermare. Perfetto, io vi lascio liberi di decidere se rimanere poi lì, se andare avanti e indietro, decidete voi come volete. Quindi io ve li presento tutti e due, così rispetto il Covid mi metto da una parte e non parlo più. Andrea Silvestrelli e del maestro Matteo Simonetti. Ce l'hai detto qua, è proprio controluce. Sì. Allora, per le parole. Fammi vedere se no se mi metto di là. Ti ho fastidio? No. Ok, dai. Thank you.
Oh.
Una cosa, no? E adesso ve lo facciamo vedere. Oggi glielo faccio sentire per la prima volta al maestro, lui ha detto va bene, ha usato una B sola, però. Allora, perché le parole mi ricordavano un sacco un suono melanconico, allora ho pensato meglio della fisarmonica. And there.
Pensier mi
Mezzo vestito e scalzo.
io più felice, dolce mia Grecia, cardina luna. Però, io sì, bis lo voglio, però vi volevo chiedere un minuto di attenzione se potevo, perché intanto facciamo chiudere alla musica e non a me, che è la cosa migliore, quindi quando abbiamo finito il bis facciamo il più bel applauso della serata e io non parlo. Però vi volevo dire due cose. Intanto la prima è che consegno al maestro Simonetti gli spartiti che abbiamo pubblicato come controvento. E quindi siamo molto felici, la nostra casa editrice continua e questa sera abbiamo anche gli spartiti di questi leader che potranno essere chiaramente così inviati e speriamo che tanti colleghi di Andrea e di Davide li possano eseguire. Abbiamo già capito che qualcosa già è successo. Gelosone! Gelosone! E poi approfitto, e chi mi conosce lo sa, io ci metto sempre un po' di cuore e di anima. L'altra fatica editoriale di questo periodo Covid, e che in realtà è stata più di chi ha fatto questa cosa che di noi che l'abbiamo pubblicato, io vorrei parlarvi due minuti di questo libro, che si chiama Il pane non ama mangiarlo ma impastarlo. Questo libro è stato scritto da due, come si definiscono, pretacci, Don Maurizio Patriciello e Don Marco Pozza, che hanno scritto questa raccolta di articoli fatti da tanti anni su Don Fortunato di Noto. Non so se qualcuno di voi ha avuto, soprattutto negli ultimi mesi, la sventura di imbattersi nelle vicende dei bambini seviziati, uccisi, abusati, sacrificati alle sette, pedofilia e pedopornografia. Questo sacerdote dall'89 vive nelle periferie del web e ha fatto andare, passatemi il termine, in galera tantissime persone e ha salvato migliaia di bambini. Quindi noi come controvento siamo stati felicissimi di accogliere il suo invito, l'abbiamo pubblicato, il ricavato del libro aiuterà loro e aiuterà un po' anche noi. E quindi anche questo io sono molto felice di darlo a te. E chiaramente le stesse cose, se mi raggiungete un attimo, do anche a voi. Queste sono speciali perché sono autografate dall'autore. Quindi, i giovani, Davide, anche a te questo, e anche a te Andrea, ringraziando questi tre artisti che, non mi stancherò ma di ripetere, oltre che artisti sono amici e che vengono da noi gratuitamente. E anche questo è, credo, da non sottolineare di più. Quindi io vi lascio al loro bis, alle cose che ci siamo detti e torneremo più cattivi che mai a ottobre.
aria più. Finito. Se le vuoi presentare, penso che tu. Allora, signori, io intanto vi ringrazio. Tutti quanti abbiamo staccato la diretta e te ancora registri? No, finito. Noi abbiamo finito. La parte ufficiale, diciamo, che su Facebook dovete, spero che sia staccata, perché sennò si arrabbieranno che sto dicendo che è staccata, non lo so. E grazie, grazie veramente di cuore a tutti, grazie, perché venire comunque il 14 d'agosto in pieno a follia, no? Pandemia, follia, non è, è stato un bellissimo gesto, quindi vi aspettiamo a ottobre. Alzati due canto, canto? Fa un po' di show, dai. Forte. No, facciamo suonare lui. Maestro, ce la vuoi suonare un pezzo per me? A prima vista? A prima vista! Come, cos'è sta roba? Cos'è sta roba? È musica. Allora, non solo è musica. Io, vabbè, sono un basso, no? Allora, di solito i bassi hanno dei ruoli un po' particolari, sono sempre vecchi, cattivi e non molto simpatici, no? Però c'è un personaggio che io amo, è il personaggio narrativo più... tutti hanno scritto, tutti hanno dipinto questo personaggio, che è Don Chisciotte. Io amo Don Chisciotte, non io sono io, perché Don Chisciotte c'era un po' meno panza, però c'è Sancho Panza, ma io c'ho tutto, c'ho Don Chisciotte e il pane. E questo brano, che il maestro leggerà per la prima volta, ma se sbaglio tiro un libro. Perché oltre a non averla vista non la conosco nemmeno. No, è La morte di Don Chisciotte. Mi piace pensarlo perché siamo qui, abbiamo parlato di libri, e lui dice a Sancho, gli dice, lui sta morendo, è nel letto steso, non so se c'era il Covid, non credo, però, non penso, però la storia sai, non si sa mai. E lui sta nel letto e parla con Sancho e dice, vedi Sancho, non piangere per me, perché io muoio, ma io vado in un posto che... in un posto di... dove non c'è la bugia, dove non c'è l'odio, dove tutti siamo qualcuno. E tutti faranno qualcosa per dimenticarmi di me. Tutti quelli che scriveranno di me, i libri verranno bruciati. Ma non riusciranno a bruciare tutti i libri, perché di me parleranno. E anche se solo uno, anche se solo un libro. Anche se solo un libro parla di me, sarà quello che mi farà conoscere a tutti. E muore. Però dico solo una parola pure io, perché se avessi dovuto scegliere un altro personaggio da inserire nel concerto, oltre Leopardi Oldri, avrei scelto Don Chisciotte, perché è il protagonista della lettura di un altro filosofo, che è Miguel de Unamuno, che la lettura eroica è contraria a quella che di solito si sente su Don Chisciotte. Cioè Don Chisciotte viene fatto passare come un personaggio matto, l'antieroe, no? Per esempio la lettura bellissima di Unamuno, che dà Don Chisciotte, è questa: di fronte a un evento lui dice, questi sono dei mostri, la gente lo prende in giro, e come non li conosce, no. Aveva già capito Don Chisciotte i pericoli della tecnica e della modernità sull'uomo. Quindi la lettura di questo personaggio è perfettamente in linea con il concetto che abbiamo fatto oggi. E anche se può sembrare un po' matto, no? È uno che dice, anche sbagliando, no? Perché adesso tutti abbiamo paura di sbagliare. Nessuno può dire più le cose, non sei politicamente corretto, no? Sta cosa qui è brutta perché ci toglie l'essere uomini. E anche i tuoi figli. Perché non riesci a essere te stesso, no? Ti convenzioni con tutti, se fa così.
ed è giusto avere delle regole, no, naturalmente, però quando le regole vanno a finire anche nel pensiero, addio. Addio. Ci vuoi provare? Io il libro. Ne vuoi uno più pesante? È uno nero. Ne pleure pas sans joie, ne pleure pas mon beau, ton maître n'est pas mort, il n'est pas loin de toi, il vit. Thank you.
Dicevo che chi viene a mangiare da Tonino fra un quarto d'ora al tempo di lasciare un po' di due